Ciao ragazzi, bentrovati su GameStar News, sempre in compagnia di Tia. Proviamo un altro team buffo, siamo al quarto episodio, spero che vi stiate divertendo. Ho appena giocato, se vedete in basso a sinistra, contro un avversario, vincendo all'ultimo di doppio, che aveva anche lui un team buffo. E peccato che ho dimenticato di fare rec sulla telecamera, quindi ciccia. E giocava il capitano con Evangeline e con Yugo, tra l'altro un team che volevo sperimentare simile io. Non così tanto buffo, però un po' buffo. E però niente, praticamente Evangeline è stata esplosa dai miei attacchi. E dopo, in uno scontro tipo diciamo 2 contro 2, il suo Yugo ha avuto la peggio. E a quel punto mi è bastato fare doppio, anche se penso che sarei potuto riuscire a uccidere pure il capitano. Perché il capitano ha due difetti sostanzialmente: lui corre e dà potere agli altri. E sono due cose fortissime, perché se usi dei personaggi di livello 3 o tipo Makumba che è di livello 4, forti, li potenzia ancora di più. Corri come un dannato, quindi puoi arrivare sui suoi pezzi piccoli. E qual è però il problema? Oddio, che cos'è questa roba? Oh mio Dio, che cos'è? Vabbè, questi non so. 144 abbandoni. Cioè, ma proprio se ti sembra che stai perdendo, te ne vai subito. Allora, questo sia Resiare è il mio team buffo di oggi. Spero vi piaccia, è molto buffo. Una roba così. C'è anche come prima che proviamo di spingere Tony in avanti. Sì, vabbè. Proviamo così. Dicevo, avrei forse potuto riuscire ad ucciderlo. Il Dottor Destino è forte, comunque fa molti danni. C'ha 3 attacchi in un turno e c'ha critico di base. Il problema del capitano è che gli mancano i danni, secondo me. Lui può fare 3 attacchi, non sono male. Però non è quel PG di livello 6 che è forte come tipo la martellata di Persimul. Ecco, non fa quei danni lì. Non c'ha il potere offensivo che può avere un Gultard. Vediamo, il dottore se può già acquistare qualcosa. No, sinceramente possiamo lasciar perdere. C'è di meglio. Allora, cominciamo con Lucky. Diamo una spintarella a Tony. Diamo anche un'altra spintarella. Ma sì, diamo le spintarelle a Tony. Vai Tony, vai a divertirti. Ecco il critico che aspettavo. Perché io faccio sempre critico? Perché questa cosa a me succede così spesso? Io non ho parole, cioè. Mi succede più spesso di quanto voi possiate pensare. Secondo me voi pensate un numero e a me succede più volte il numero che pensate voi. Allora io faccio così. Poi faccio così. Poi faccio così. E poi secondo me sono un felino morto. Da fare ancora un passo e non l'ho fatto, è stato un pollo. Sbagliato, ho sbagliato a cliccare. E devo giocare i team buffi, dopo uno non so che cosa deve fare. Team veramente a caso, ovviamente. Che cosa hanno tutti in comune? Togliere il movimento, però. È proprio buffo, eh. Cioè, questa è proprio l'essenza dei video che ho intenzione di fare. È proprio buffo, buffo, fino all'ennesima potenza. È quasi più buffo della famosa mazza vampiri. Torniamo. Non posso dire seri. Torniamo però. Però torniamo. Ancora 8 azioni per il conte. Che vuole attirarmi! No, mi ha sparato. Cosa mi hai fatto? No, mi ha fatto una lancetta. Perché? Beh. Vabbè. Gli andava di fare così. Aia, che cazzo è stato? Ma che culo, dai! Ma mi ha fatto doppio critico? Critico per due, ma vergognati! Il povero Tony Hunter c'ha uno di vita, non riusciamo più a usare la sua bomba. Le sue povere bombe saranno inutilizzate. Tra l'altro io con il cavaliere. Ah, bello, tra l'altro io prendo il team che toglie il movimento e lui usa il conte che è insensibile, cioè fantastico, proprio super, super partita buffissima. Buffa per modo di dire, perché io qua non concludo assolutamente niente. Almeno mi lasci la coccolata che la posso colpire, sì. Almeno quello. Almeno un doppio, così abbassiamo un po' le vite. Allora facciamo che diamo un critico qui. Ma che cazzo devo fare, cioè?
Siamo buffi. Abbiamo team buff. Boh, vediamolo. Quella non la colpisco neanche se l'attacco da qui. 1, 2, 3, 4, 5. Da qui forse sì. Sì, da qui sì. Posso comprarmi almeno qualcosa di figo. Furto di vita, gli incantesimi corpo a corpo. Ottiene critico di base, 2 punti vita in più. Beh, se direi che però al nostro cavaliere foglia piace. Poi da qui. Perché non la colpisco? Non ci credo, sarebbe in mezzo. Vabbè. Andiamo a fare la mossa brutta. Attenzione. Solo perché è divertente. Questa è proprio una mossa solo perché è divertente. Proprio solo per divertirsi. Allora, vediamo un po'. Se con lui comprassi, potrei prendere delle ricchissime monete, perché non è che ci posso fare molto. Il conte tra l'altro spara la sua area lancetta da 2 a 4. 1, 2, 3, 4, poi colpisce tipo dietro. Poi se la mollo qui, vabbè, però non esplode sulla hack in teoria. Bah, proviamo così. Se ne usciamo lateralmente, attiviamo questo. In teoria la coccolata la dovremmo uccidere, cioè. Bava! Vabbè. No, ma mi sembra giusto, 2 dadi di critici contro uno di armatura, lui riesce a fare armatura e io non faccio neanche un critico. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Ha dato un nuovo critico alla mosca. Ti odio, adesso mi spari da lontano con la massa di fuoco che su Lucky non ho la resistenza. Ti sto volendo veramente male, sai, il mio caro avversario. Lusus est un quam ludum. Quello che sei. Deve essere. Sarà latino. Non lo so. Sì, forse è latino. Beh. Cioè, mi ha sparato alla finale. Poteva spararmi con la lancetta, ma sto qua non sa giocare. Scusa, ero qui. Se va la lancetta dritta per dritta. Vabbè. Devo perdere da uno che non sa giocare. La bulbica hai preso. Ma io su quant'è quando te lo colpisco quello? Cosa ci devo fare? Devo uccidere quelli piccoli. Cos'hai preso su di lei? Cos'è? No, è segreta. Bastardo, hai comprato la pesca. Oh, c'è una spada razziera da comprare. Quella su, dottore, fa disastri. Ah, il problema è che il dottore si mette a tiro della bambola. Non ci aveva pensato il dottore che c'ha la bambola. Che cazzo. Dottore, cos'è che c'ha come abilità? C'ha il contrasto, mi sa. Cosa ha fatto lei? Sì, ha trovato guarigione, ma sei un figo. Ma sei veramente un figo. Sei il più forte. Ma sei il più forte. Sei il number one. Cazzo ci devo fare? No, ma per sport, proprio giusto per provare, perché la speranza è l'ultima a morire, solo per quello. Boh, io devo provare a uscire dal contrasto. Sai che sto fermo qui, chi se ne frega. Vabbè, madonna, se la gioco io quella lì, cioè, non è così. Ah, vabbè, cosa devo fare? Cioè, devo provare ad andarmene. Non è che posso far molto, Devo provare a spostargli, era l'unica. Facciamo andare indietro sto qua. Ci disbeo. Vaffanculo, piglia tipo un danno, cioè. Poi boh, non devo fare nient'altro. Cioè così. Tanto sono morto che cammina. Boh, siamo lì dietro. Vai con la tua spada! Ah, trappatonza, almeno questo.
Sei riuscito a non tirare di nuovo armatura, complimenti. Oh, hai fatto un piccolo sacco. So che per te ti è costato veramente tanto non fare anche questa armatura, perché ho visto che abbiamo già una chiappa notevole. Doppio, cioè doppio. Doppia calamita, ok, la bambola c'ha contrasto, ma doppia calamita, cioè vuol dire che c'è una faccia su 6 con la calamita, eh. Ce n'è due in totale che possono fare contrasto. E tu mi fai 2 su 2 dadi. Così tanto è il DLC di Tony Hunt che ho caricato prima. Quando vado in bagno dopo lo potrò utilizzare come comoda carta igienica, anche più morbido della carta igienica. Doppia armatura di Lucky! Attenzione! Cosa mi ha fatto? Ah, quello che infligge danno. Lucky che rimane con un punto vita e sarà ancora vivo per questo turno. Incredibile, signore e signore. 1, 2, 3. Tanto non fa un cazzo perché volendo posso togliere il movimento alla bambola e basta. Questo stronzo è insensibile. La bambola secondo me sta lì. Ok, infatti. A farla più cattiva potevi anche muovermela peggio la bambola forse. Tanto si cura di 3. E vabbè, ma si cura di 2 di base più c'è il critico addirittura. E riesce pure a fuggire. E allora, diciamolo. E raccoglie anche la moneta. E allora diciamolo, però. Tanto io da solo su quell'altro. A questo punto io non posso. 1, 2, 3. E gli sparo col critico a lui. Sì, vabbè, il critico c'era già poi coso. Dato da quello lì, quindi. Possiamo mettere di nuovo lo scudo qua. Pare che abbia portato bene. Io vorrei provare a uscire dal blocco, cioè a dire che dopo tanto al massimo compro quelle cose lì. Quindi posso anche provare a fargli un attacco. Perché lui dice se si avvicina. Se bersaglio un crossmaster o una creatura evocata, dottor destino si avvicina di una casa, altrimenti non si può avvicinare. E che cazzo! Che palle! Vabbè, non me ne andrò mai. Non ci ho capito. Se lo dovessi spostare, dovessi togliergli un punto azione, non cambierebbe assolutamente niente. Però almeno mi terrei vivo. Proviamo. Ho sbagliato, potevo fare una mossa veramente bella dandogli doppio penalità di movimento. Vabbè. Quello importante è che adesso io posso ammazzare la mosca. Ho bisogno dei suoi 2 GG. Cazzo, gli è uscito doppio. È doppio critico. Che vuol dire che adesso mi fa un furto di vita che guadagna una vita in più. E infatti. E in più Coccolat può riuscire a curarlo anche. Sì, e allora ciao, questa partita è andata veramente a cagare. Bella questa squadra comunque, non è brutta. Molto particolare. Non capisco perché la mosca c'è. A questo punto ci giocherei forse Lucky Luke. Cioè devi giocare per attirare e spingere. Boh, è più di controllo Lucky. Ah beh, perso. Non ho visto che potevi già comprarmi la monetina. Vabbè, c'è da dire ragazzi che questo team era veramente veramente buffo, eh. Questo era veramente veramente buffo. E purtroppo ha perso. Come è giusto che sia per i team buffi, alla fine mio avversario c'ha dell'esperienza comunque, perché quasi 900 partite giocate, io ne ho giocate 120 e in negozio, in tornei eccetera così avrò fatto 4-5 tornei, se tanto, da 4-8 partecipanti a parte l'evento di Modena da 60 persone, quindi per oggi è andata male, speriamo meglio al prossimo video, ciao!